Siamo con il CTS Luca del Bene. Dopo 10 anni che le nostre corriere, i nostri autobus avevano un calo, invece c'è una ripresa. Sì, siamo riusciti a invertire una tendenza che durava da oltre un decennio di calo costante dei passeggeri e degli abbonati. L'anno scorso e quest'anno abbiamo complessivamente recuperato circa 800.000 passeggeri, in parte passeggeri occasionali, in parte abbonati. Ma come avete fatto? Ma ci sono tanti fattori sicuramente. Intanto abbiamo dato un giro di vite al fenomeno dei portoghesi, abbiamo intensificato la verifica sugli autobus, avendo anche la collaborazione preziosa dei vigili urbani del comune di Savona e del comune di Cairo. Ma poi abbiamo anche cercato di puntare un po' sull'immagine e su un nuovo look anche, diciamo, per i nostri mezzi e per le nuove linee anche che abbiamo inaugurato. Insomma, tante ragioni credo che abbiano concorso ad invertire questa tendenza e quindi a contribuire anche fortemente al risanamento del nostro bilancio. Ecco, ci sono infatti due linee nuove che promuoverete tra poco, che uniranno un po' la città con la zona universitaria. Sì, noi prevediamo dal 3 di giugno di inaugurare un nuovo collegamento per potenziare il collegamento tra il centro di Savona e la zona ponente della città, quindi quartieri di Legino e diciamo della zona di Piazzale Moroni. La ragione è presto detta, ormai soprattutto Legino è diventato un polo di attrazione molto forte in termini di servizi pubblici, non solo l'università ormai insediata da diversi anni, ma oggi anche l'ex ufficio di collocamento, oggi chiamato Centro per l'Impiego, sono ubicati lì. È quindi improponibile, diciamo, continuare a mantenere un livello del servizio francamente inadeguato come è oggi nei confronti appunto di Legino. E allora abbiamo deciso di inaugurare una nuova linea che servirà appunto centro di Savona, stazione ferroviaria e polo universitario, centro per l'impiego e zona PAIP, zona artigiana di Legino.